Siamo nell'aeroporto militare di Pratica di Mare, a pochi chilometri da Roma, sul litorale sud. Oggi vi portiamo alla scoperta del Centro Meteorologico e Climatologico Nazionale. Lo facciamo grazie alla guida del tenente colonnello Attilio Di Diodato. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, benvenuti. E allora, colonnello, andiamo subito a vedere il centro, il cuore pulsante di questo centro climatologico. Andiamo. Questa è la sala operativa del Centro Nazionale, del CORE, del Servizio Meteo, da dove facciamo e divulghiamo poi le previsioni del tempo. C'è sempre del personale operativo, 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, per fare sia un monitoraggio del tempo e una previsione a brevissima scadenza, ma fare anche previsioni un po' più a lunga scadenza, fino a 5, diciamo 7 giorni. Spieghiamo ai nostri telespettatori perché l'aeronautica si occupa di previsioni del tempo. L'aeronautica storicamente nasce negli anni 20 e subito si è resa conto dell'importanza della meteorologia. Basta pensare ai primi voli dei dirigibili in Norge oppure ai voli transoceanici. Quindi il supporto meteo a questi voli era molto importante. La meteorologia talvolta viene banalizzata perché tutto si riduce ad un'icona, no? La pioggia, la nuvola, il sole, ma dietro c'è una dinamica appunto dell'atmosfera molto complessa da simulare, e per simularla bene c'è bisogno di un supercalcolatore. Questo ci aiuta a fare delle previsioni più accurate, più precise e soprattutto con una risoluzione spaziale, che vuol dire, se voglio capire se fra due comuni vicini c'è un tempo meteorologico diverso, ho necessità di un supercalcolatore, altrimenti non sarei in grado di farlo. C'è tutto il nostro sistema di ricezione satellitare di tutti i satelliti, sia di quello geostazionario che quello polare. Sono informazioni importantissime perché sono molto frequenti e ci danno informazioni su una vasta area di molte variabili. Poi tutte queste informazioni confluiscono e come arrivano a un comune cittadino? Esattamente, queste confluiscono sempre attraverso di noi, che siamo un nodo della catena della rete mondiale dei dati meteorologici, e vengono utilizzate ovviamente per fare una buona previsione. Non che il satellite ci dia delle previsioni, sia ben chiaro, quello è un dato osservato, ma a partire da un'osservazione più corretta possibile dello stato dell'atmosfera ci aiuta a fare delle previsioni migliori, delle previsioni sempre più corrette. Attraverso questo pallone effettueremo delle misure, delle misurazioni di tutti i parametri meteorologici di tutta l'atmosfera, dal suolo, da dove lanciamo, fino a circa 30 km di altezza. Dobbiamo avere alle 00 orario di Greenwich, alle 6 orario di Greenwich, 12 e 18, la misurazione dei primi 15-18 km di atmosfera. Quindi in tutto il mondo, in tutte le stazioni di radiosondaggio del mondo, avviene il lancio in questo momento, tutti assieme.